Suonano le campane pomeridiane nella chiesa di San Pio V, in attesa del campanone, pronto per annunciare a festa sabato 29 giugno il mezzo secolo di sacerdozio del terzo parroco della sua storia, Don Giovanni Flammini. Le telecamere dell'Ancora Online sono andate a intervistarlo. È nata all'interno della mia famiglia cristiana, babbo e mamma, due semplici cristiani, ma profondamente cristiani, mi hanno fin da bambino educato ad essere così a servizio della Chiesa. La presenza in famiglia di uno zio frate, padre Francesco Illuminati, che molti agrotamari hanno conosciuto perché è stato per tanti anni fondatore e direttore dell'Oasi Santa Maria. E queste situazioni, insieme anche alla testimonianza forte di sacerdoti che a Cupra Marittima, io sono nato là, nella parrocchia di San Basso, mi hanno dato, e subito ho sentito il desiderio di mettermi al servizio del Signore. Sono andato in seminario da ragazzino, ho fatto la prima media, poi il liceo a Ripatranzone, un biennio, e poi a Fano il resto del liceo e la teologia. Io sono venuto a Grottamare per obbedienza, stavo benissimo a San Benedetto, ero stato già 12 anni alla chiesa della Marina viceparroco, poi 2 anni e mezzo circa a San Filippo Neri, dove pensavo di diventare parroco perché il povero Don Gaetano stava molto male, voleva lasciare, e aveva pensato di farmi continuare il suo servizio in quella parrocchia, mai pensavo a Grottamare. Mi ci ha mandato prima come viceparroco di Don Mario, il vescovo Radicioni, e io ho obbedito, come ho cercato di obbedire sempre, ai nostri vescovi, e mi sono trovato poi successore di Don Mario nel 1980. Quali sono stati i momenti più belli? Tanti, tanti, a tutti i livelli, dai battesimi che ho fatto, ai matrimoni, anche ai funerali, perché io sono stato vicino alla gente che rideva, sorrideva, gioiva e soffriva e piangeva. Ho cercato di fare il padre, come ci dice il Papa Francesco a noi preti, fate i padri, e ho cercato di fare il padre, e per la vita di ogni padre ci sono momenti belli e ci sono anche momenti tristi, li ho vissuti tutti. La mia vita è il frutto della mia vita sacerdotale. Non ero ancora parroco quando, con Gianfilippo Carboni, grande santo davvero, partito troppo presto, ecco, per il cielo, però sta in cielo e Dio l'ha premiato così. Abbiamo nel 78 iniziato con lo scautismo, poi con un altro santo che sta in cielo, partito giovanissimo, Enrico Carminucci, cominciamo con l'ACR, e con la presenza del nuovo vescovo Chiaretti nell'83 iniziai il cammino neocatecumenale per me e per tanti che mi hanno seguito. E ci sono nate altre realtà, Terzo Ordine Francescano Favorito, la San Vincenzo, il gruppo Ministranti, la Corale Sisto Quinto, che non ho fondato io ma ho molto sollecitato. Sono stati i frutti della, oltre che la pastorale ordinaria in parrocchia, della mia presenza sacerdotale qui a Grottamare a San Pio.
Io fino al 2000 pensavo che per la fede non fosse necessario andare in Terra Santa, mai desiderato di andare in Terra Santa, ma nel 2000, l'anno santo, sono stato quasi costretto ad accompagnare il gruppo dei giovani che partecipavano alle comunità a questo pellegrinaggio. Mi sono innamorato di questo luogo. Sono 8 volte stato già in Terra Santa e mi sono proposto, se Dio mi dà la salute, di andarci ogni anno. Già sto programmando il prossimo pellegrinaggio intitolato Le Orme di Mosè per il prossimo febbraio. Perché sono entusiasta di questo e porto tante persone che ritornano entusiasti? Perché toccare con mano i luoghi della nostra fede favorisce e rafforza la nostra fede. 29 giugno 2013, Don Giovanni Flamini compirà i suoi 50 anni di sacerdozio. Come li riassume? Tanta gratitudine al Signore per le tante benedizioni che mi ha dato, tanta gratitudine a tanti confratelli, a tanti laici che mi hanno sostenuto, aiutato e anche tanta gratitudine a quanti mi hanno fatto stare sempre con i piedi per terra, vedendo che sono un povero uomo come tutti.